Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 16 dicembre, sono le ore 17, quindi metà pomeriggio quasi. In chiusura di seduta parto come al solito dal mercato italiano dal nostro future Mib che a mio parere è impostato al rialzo in quanto eh, dopo il minimo dello scorso 26 novembre dove c'è stato appunto un supporto a 25.250 a causa di quel sell off che ha caratterizzato la seduta con un meno 5 in realtà da allora le quotazioni sono sempre salite, sono rimbalzate creando dal punto di vista grafico dei minimi crescenti che quindi fanno ben sperare per il futuro, in particolare la configurazione grafica che vedo sul mercato dell'ultimo mese è quella che viene chiamata cup and handle, tazzina col manico, fondamentalmente, e cioè dove si può vedere una prima grande configurazione ad u di natura rialzista molto profonda e una successiva. Configurazione ad un meno profonda, meno spiccata che quella attuale, e dove la prima sarebbe diciamo metaforicamente la tazzina e la seconda, quest'ultima, il manico della tazzina. Solitamente, questa è una simpatica, pittoresca configurazione, ma non è solo così. In realtà, è anche dal punto di vista pratico molto efficace e valida in senso rialzista per cui per le prossime sedute io mi aspetto un rialzo del mercato anche grazie alle buone notizie che derivano sia dalla Fed che dalla BCE e dalle loro decisioni di politica monetarie adottate e quindi eh, sul livello attorno al livello 27.150 del nostro FIB io mi aspetto una prosecuzione del rialzo certo prima dobbiamo tornare sopra 27.000 soprattutto con una bella chiusura daily sopra 27.000 poi eh, aspettare che si arrivi a 27.150 e a quel punto lì c'è la resistenza per il breakout rialzista Configurazione analoga la troviamo anche sul mercato tedesco, sul DAX, dove, nonostante il ribasso delle ultime 6-7 sedute, in realtà la considererei più una fase di ritracciamento, accumulazione, quindi comunque soggetti che non hanno intenzione di vendere più di un tanto ma di comprare a piccole dosi perché non hanno intenzione di fare scendere il mercato, io credo che il livello di ingresso per le prossime sedute al rialzo sia il livello 15.800, credo quindi che dovrà essere prima recuperato il livello 15.700 e poi successivamente una volta superata anche la media mobile abbiamo un interiore indicatore a nostro favore e troviamo in 15.800 il breakout rialzista per andare nuovamente non dico nelle prossime sedute ma spero entro la fine dell'anno in un mini rally di Natale che possa ripeto portare i prezzi nuovamente Verso l'importante soglia dei 16.000, o comunque abbastanza vicino. La struttura grafica del, dell'America, oltreoceano. Per dare uno sguardo, invece è completamente è diversa. Qui davanti abbiamo lo Standard Poor's 500, compressione temporale daily. Qui abbiamo già avuto. un una sua configurazione ad u che assomiglia più a una configurazione a v nel senso che è stata molto eh, forte e reattiva dopo aver toccato un supporto sul livello 4500 non particolarmente pulito ma è chiaro ed evidente lì che c'è un supporto c'è stato un supporto il mercato è rimbalzato è andato molto all'insù e ha nuovamente aggiornato il proprio massimo storico lo ha fatto proprio L'ha fatto proprio oggi, il precedente massimo storico era 4.740 del 22 di novembre e oggi ne ha fatto uno nuovo a 4.752, quindi nuovo massimo storico, l'ennesimo massimo storico è della borsa americana che quindi nonostante poi il ritracciamento che c'è stato nell'intraday rimane assolutamente forte, positivo Assolutamente impostato al rialzo, anche grazie, ripeto, alle politiche monetarie della Fed. Che ieri sono state molto chiare, molto precise, dove hanno fatto un piano molto chiaro di come sarà il tappering, di come continuerà il quantitative easing, di come. E interpretano i dati macroeconomici relativi al PIL, relativi all'occupazione e relativi all'inflazione e soprattutto. Hanno programmato già un ehm, graduale aumento dei tassi di interesse in vari step, arrivare alla, a, praticamente a metà del 2024, dove dovrebbero assestarsi attorno al 2%, ma ciò che piace agli, sebbene di per sé come contenuto le notizie non, non siano state particolarmente positive, perché l'annullamento del tapering, o meglio l'annullamento del quantitative easing e la diminuzione, l'azzeramento del tapping e d'altro canto, l'aumento dei tassi di interesse non sono notizie positive. Però il fatto che siano state annunciate, previste, decise anche nella loro tempistica sono quelle cose che piacciono molto agli analisti perché è un po' come avere tutto sotto controllo e sapersi programmare. Tutto questo è stato fatto, tutto questo è stato già previsto e il mercato lo ha accolto favorevolmente. In, altre, in un altro periodo, dieci anni fa, una riunione della Fed come quella di ieri avrebbe scatenato un'ondata di vendite con una seuta a meno 4. Qui no, qui invece il mercato è andato a rialzo e abbiamo addirittura aggiornato il massimo storico. Quindi sta andando così, cavalchiamo questa ondata positiva anche da qui alla fine dell'anno passando alle commodities partiamo con il petrolio il crude oil la settimana passata è stata laterale esattamente come avevo previsto senza particolari spunti operativi senza direzionalità è il mercato fondamentalmente e non si è mosso quando succedono queste cose dal punto di vista operativo anche nell'intraday non c'è molto da fare per cui risulta essere poco interessante però in compenso paradossalmente è più facile individuare quelli che possono essere i futuri livelli di ingresso qualora un movimento direzionale o a rialzo o a ribasso e dovessero iniziare e per quanto riguarda il long quindi prosecuzione del movimento eh, rialzista il breakout da cogliere è 73,25 long altrimenti per quanto riguarda le posizioni ribassiste saranno convenienti da aprire sotto il livello 70 Molto più interessante invece l'oro che proprio oggi mi ha permesso di effettuare un'operazione di entrare in posizione e in posizione long. Veniamo da un mese mesetto di assoluta lateralità, di assoluta congestione, anche con sedute che nell'intraday hanno avuto un trading range molto ristretto e nell'analisi effettuata la settimana scorsa l'avevamo detto nulla di particolare, avevamo indicato quelli che erano i livelli di ingresso long e short eh, perché prima o poi un movimento esplosivo a rialzo o a ribasso ci sarebbe stato e proprio nella giornata di oggi eh, c'è stato io sul livello 1794 che era il massimo dello scorso 8 dicembre sono entrato in posizione long e quindi poi ci aggiorniamo nella settimana. Nella settimana a venire. L'obiettivo target di questo movimento rialzista che potrebbe a mio parere continuare anche nelle prossime sedute. Beh, innanzitutto il raggiungimento del livello 1800 e come target ambizioso 1810, 1811, quindi mi aspetto un movimento che vada a superare anche la media mobile e si assesti attorno a 1810, 1811 dove chiuderò la mia posizione, quindi mi aspetto 15, 16, massimo 17 punti di guadagno grazie a questo breakout di razziste che si è verificato proprio oggi e mi auguro che possa continuare perché finalmente usciamo da questa perdurante congestione. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro-dollaro, anche qui vediamo una perdurante e attuale congestione e lateralità dei prezzi, non hanno direzionalità, si stanno muovendo assolutamente in orizzontale. C'è poco da fare anche in questo caso nell'intraday, neanche nel multiday, proprio perché non ci sono trend, non ci sono massimi, minimi. Importanti, l'unica cosa che si può osservare è effettivamente questa congestione. Quindi prendere il livello superiore per andare long e il livello inferiore per andare short. Quindi l'operatività, come solitamente avviene, sebbene non fattibile, ma semplice da individuare dal punto di vista prettamente facile e analitico. Long solo al superamento di 1,13 e 75. Short solo al di sotto di 1,12,50, quindi circa 125 pip di 3D range. E questo è il movimento che sta facendo attualmente l'euro dollaro. Quindi ripeto: long sopra 1,12. 13,75 short sotto eh, 12,50 se devo esprimermi quindi espormi in prima persona credo che il movimento eh, rialzista sopra 1,13,75 sia quello più probabile per andare a testare poi l'indicatore super trend che si trova sul livello 1,14 e 20 io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito in questi casi vi auguro buon trading.